Ma abbiamo fatto diversi incontri sul tema delle disuguaglianze, delle diversità e abbiamo intercettato un po' tutte le aree, perché quando si parla di disuguaglianze non c'è un ambito in cui poterle purtroppo contenere. E il service ha raggiunto oltre 8.000 persone. Significa che nelle giornate in cui abbiamo insieme tutti i club partecipato a questo service in piena pandemia, abbiamo offerto un pranzo, un pasto caldo a circa 8.000 persone. Accanto a questo, io devo ricordare anche l'attenzione che immediatamente abbiamo avuto per l'area fame. E ringrazio Umberto Vanella che ha interpretato quest'area in maniera brillante, perché subito abbiamo presentato già al primo gabinetto un'opportunità che Lions Club International ci offriva e che era quella di poter attingere a dei fondi per progetti pilota nell'area fame. Abbiamo già e quasi allestito, entro giugno lo vedremo, una cucina mobile che potrà realizzare, potrà proprio dare dei pasti, 200 pasti all'ora ed è completa di tutto. Io ringrazio, oltre Vanella, anche i responsabili delle altre aree, dell'area ambiente, scuola, giovani, sanità. Perché in queste comunità, perché tutti si sono impegnati ed hanno portato avanti il coordinamento di tutti i service con grande impegno e passione. Mi voglio soffermare in particolare sull'area ambiente, perché, e ringrazio Andrea Donzì, perché è riuscito a fare un lavoro incredibile anche con la referente Leo, ed è stato il progetto che è stato realizzato, Leo Lions per l'ambiente, è stato adottato in tutto il multidistretto. Ciò a ragione del fatto che, come sapete, ho anche avuto il piacere di poter a livello multidistrettuale coordinare proprio il service, le 4R. Così ringrazio anche Anna Sparacino per l'area scuola, Pino La Spada per l'area ambiente, e Salvo Priola per l'area comunità, e Vera Trassari per la sanità. Ognuno di loro ha messo a disposizione una grande professionalità. Il buon coordinamento di tutte le aree ha portato alla realizzazione di tantissimi servizi. Il segretario oggi mi ha aiutato molto con la sua relazione perché ne ha indicati più significativi. Io vi do solo dei numeri che, quando li ho letti, hanno lasciato sbalordita anche me. Abbiamo svolto 4.020 attività in tutti i club e in tutta la Sicilia. Abbiamo servito 434.498 persone. Abbiamo svolto 86.472 ore di volontariato. Vedete, questi sono numeri che mi danno motivo di ringraziare chi mi ha dato l'opportunità di potermi spendere nel servizio umanitario e nel servizio attraverso questa grande associazione. Perché ci sono momenti della vita, dopo che ognuno ha realizzato tutto per sé e decide di darsi agli altri, che se ti vengono, ecco, queste occasioni, ti si prospettano queste occasioni, tu, ecco, ringrazi il Signore per quella opportunità che ti è stata data di servire, di essere utile ancora una volta e di poter dire che insieme
insieme abbiamo migliorato veramente la vita di tante persone. Ma questo ringraziamento non è un ringraziamento, è un ringraziamento di proprio di cuore per la, diciamo, per chi mi ha dato questa opportunità, ma il mio ringraziamento io lo estengo a tutti i club, a tutti i soci, a tutti gli officer, a tutti coloro che hanno con me condiviso questo programma, questi progetti, che come diceva stamattina Domenico Messina, a tutti coloro che con me si sono sintonizzati, si sono immedesimati, si sono integrati. Abbiamo fatto un percorso comune, qui non c'è il successo del governatore. E io mi auguro, spero fortemente, che quello che sento io in questo momento lo possiate sentire ognuno di voi, perché il mio cuore è grato veramente, veramente a ognuno di voi. Io sono grata al Signore per avermi dato questa opportunità che mai avrei pensato di poter vivere, ma sono grata a ognuno di voi perché avete fatto sì che questo anno della mia vita avesse un senso che è quel senso che io voglio dare alla mia vita di spenderla per gli altri, perché come dicevo, quando abbiamo già raggiunto per noi quello che ci basta, stop, non dobbiamo pensare più a noi, non ha senso, dobbiamo pensare agli altri. E quindi vi ringrazio, perché a 60 anni, il mio 60° anno di vita, mi avete dato la gioia di poterlo vivere pienamente al servizio degli altri. E questo, tutto quello che abbiamo realizzato, noi lo abbiamo anche rappresentato, lo abbiamo anche comunicato. La comunicazione è stata un volano per tutti noi, perché ringrazio Walter Buscema per l'appassionato impegno che ci ha messo, per il piano di comunicazione che ha condiviso insieme a tutti gli amici del gruppo della comunicazione, insieme a Chetti Tamà, che ha rappresentato delle locandine bellissime. Ma cosa abbiamo mostrato? Il nostro sito, la nostra pagina Facebook, che cosa ha mostrato? Non la persona, le persone, i vertici, no, hanno mostrato i soci che lavoravano, hanno mostrato tantissimi gilet gialli nelle piazze, nei luoghi di cura, nei posti di bisogno, nelle mense sociali, per le strade, ovunque c'era un bisogno. Abbiamo tinto di giallo tutto il nostro distretto, e questo ha comportato che cosa? Ha comportato quello che, guardando alla situazione pandemica, alla situazione in atto, alla crisi, diciamo, che c'è nell'associazionismo, abbiamo avuto un risultato che sembra miracoloso. E se è di 200, aver avuto 261 persone che hanno deciso: io voglio diventare Lions, io desidero fare come loro. E questi 261 persone non ci hanno mai visto alle cene di gala. Queste 261 persone non ci hanno mai visto nei grandi alberghi. Queste 261 persone hanno cercato qual era il club perché volevano fare esattamente quello che vi hanno visto fare in quest'anno. Non lo dimentichiamo questo. Non lo dimentichiamo, perché se noi dimentichiamo questo, rischiamo di perdere una grande opportunità. E allora approfitto per dirvi: tutti vogliamo tornare alla normalità, tutti vogliamo che questo momento passi, tutti vogliamo rivederci, ci rivedremo molto presto, ma
quando torneremo nella normalità, non dimentichiamo il valore di questa opportunità che questo momento, questo anno, un anno e mezzo critico che abbiamo vissuto ci ha donato. Questi valori non li dobbiamo assolutamente dimenticare. Quindi il service produce crescita e ringrazio non solo la comunicazione per quello che ha rappresentato all'esterno, ma ringrazio anche il GMT nella persona di Antonio Pellia e di tutti i responsabili del Global Membership Team, ma ringrazio anche Roberto Malfitano, responsabile per la giornata dell'investitura, che nel giorno del Lions Day ci ha regalato più di 100 soci che sono venuti su questa piazza virtuale a indossare il loro spillino, a indossare il loro giubbino, e a chi ancora non l'abbiamo dato, sappiate che i giubbini ci sono, i gilet ci sono, perché è un impegno che abbiamo preso, proprio per dirvi che vi accogliamo pronti per poter servire e poter fare quello che già avete iniziato a fare. Ma i soci da soli non li abbiamo lasciati, abbiamo curato fortemente la formazione e l'informazione. Abbiamo comunicato che cos'è Lions Club International, perché Lions Club International non è un'associazione qualunque. Io dico sempre, non è il circolo del bridge, con tutto il rispetto per coloro che amano il bridge o il bravo. Lions Club International è una grande associazione di servizio umanitario internazionale che deve essere conosciuta, perché ci dobbiamo muovere tutti in grande sintonia, consapevoli delle grandi potenzialità che far parte di questa grande associazione possiamo avere. Il nostro agire si amplia tantissimo. Da soli non possiamo fare nulla, insieme possiamo cambiare il mondo. E però per lavorare tutti insieme dobbiamo sapere tutti cosa fare. E su questi presupposti abbiamo formato, abbiamo informato, abbiamo detto ai soci come essere Lions, come lavorare, come intervenire e come muoverci tutti in grande sinergia, perché insieme potevamo essere più impattanti e più efficienti ed efficaci. E ringrazio per questo tutta la scuola di formazione, tutti i formatori che si sono spesi in questo anno con un grande impegno, con grande dedizione ed anche, devo dire, con risultati importanti, perché abbiamo visto che laddove c'è stata e passata la giusta informazione, laddove sono passati i giusti concetti, si è anche cresciuto. E quindi questa strada non la dobbiamo abbandonare, dobbiamo essere sempre attenti per migliorarci con grande umiltà, perché l'aionismo non è statico. E se abbiamo imparato oggi a fare una cosa, non è detto che domani lo dobbiamo fare alla stessa maniera. E ho sempre detto, la nostra associazione è una grande risorsa di conoscenza, di miglioramento delle nostre potenzialità. Ma per migliorare le nostre potenzialità dobbiamo avere l'umiltà di pensare che tante cose, anche se siamo dei bravi chirurghi, dei bravissimi avvocati, degli ottimi ingegneri, delle persone meravigliose nella vita, tante cose laionisticamente ci possono sfuggire. L'umiltà del cuore, l'umiltà e l'attenzione e l'ascolto. Ascoltare, mi hanno insegnato nei Lions, non è sentire, perché tante volte si sente ma non si ascolta. Noi dobbiamo imparare ad ascoltare, perché c'è sempre qualcuno accanto a noi che ha qualcosa da dirci e qualcosa che ci può migliorare il nostro servizio. E siamo cresciuti anche con la fondazione. Stamattina Enzo Spada, che ringrazio sempre, detto quanti progetti abbiamo realizzato, ma
Io lo voglio ringraziare perché anche lui, insieme al DigiTeam, ha svolto un ruolo molto importante. Ha partecipato a tutte le visite amministrative e in ogni visita amministrativa, ad ogni club, faceva presente qual era la condizione del club rispetto all'Ains Club alla Foundation. Ha spiegato, ha detto quelle che erano le possibilità, le potenzialità per realizzare progetti. I club oggi sono molto più consapevoli, hanno toccato con mano che se sappiamo progettare con la fondazione, portiamo dentro il distretto i fondi della fondazione. Perché la fondazione internazionale nostra è la migliore delle fondazioni che ci siano, la più accreditata, la come serietà, come trasparenza, questo lo sappiamo, ce lo siamo detti tante volte, ma questo che cosa ha comportato? Ha comportato che noi dovevamo imparare a fare i progetti. E allora abbiamo fatto il progetto pilota, lo abbiamo fatto bene, già è finanziato. Abbiamo fatto il progetto Nebrodi, l'abbiamo fatto bene ed è già finanziato. Abbiamo fatto il progetto Kutu e su questo vi voglio dare una chicca, so che c'è Zina in ascolto, il progetto ieri è arrivata la comunicazione, sarà esitato entro il 26 maggio, quindi riusciremo, il trust entro quest'anno darà, speriamo positivamente, l'appoggio al progetto e questo è un progetto bellissimo. Io ringrazio Zina Corso per questa bella intuizione che proietta il nostro distretto nel mondo. Abbiamo pensato a ragazze che a piedi vanno a scuola, tornano in zone anguste dove non c'è l'asfalto, dove non ci sono i mezzi. Abbiamo parlato, pensate, con il parroco della parrocchia che seguirà questi progetti. Tutto il materiale dovrà scendere a Kinshasa e poi da lì via fiume dovrà essere portato nel posto dove fare questo dormitorio. E sapete ancora, non ci credono, hanno paura, pensano che questo ritardo sia motivo di nostro ripensamento e gli brillano gli occhi e piangono quando pensano che noi da qui, dalla Sicilia, abbiamo pensato a loro. E io di questo vi sono veramente grata, perché gli effetti di questi service saranno avanti, andranno oltre di noi, daranno tante benedizioni veramente a chi potrà godere del bene che abbiamo fatto. E quindi grazie anche per questi progetti, ricordo anche il progetto delle pallottine, ricordo anche il progetto per la salvaguardia dei Nebrodi, il progetto per il diabete, tutti i progetti che hanno portato a casa, come diceva stamattina Enzo Spada, più di quanto noi ancora abbiamo dato alla Fondazione. Quindi questo ci dice che è stato sicuramente un investimento che abbiamo fatto e per il quale vi ringrazio. Tutto questo ci ha portato a dover anche realizzare dei protocolli, perché noi l'abbiamo detto, tutto da soli noi non possiamo farlo. Abbiamo stretto dei contatti con altre associazioni, con la società civile, ma abbiamo mantenuto sempre il nostro brand, cioè il nostro logo ovunque. La nostra visibilità e la visibilità della fondazione ovunque, perché sono i Lions che operano, sono i Lions che rendono possibili certi miracoli, perché tante volte si tratta di questo, perché in Sicilia ancora quello che sembra una piccola cosa, ahimè, è un miracolo, perché i fondi tante volte per le cose più necessarie non si trovano. Non si trovano. E allora noi Lions cerchiamo di dare il possibile. E vi voglio aggiungere un altro aspetto importante, perché di questo io devo ringraziare i miei presidenti di zona e di circoscrizione.
Li devo ringraziare per la condivisione, perché ci siamo capiti subito, perché non ho avuto mai un'obiezione, mi hanno sempre aiutata, mi hanno sempre sostenuta, ci siamo intesi alla grande, e molti di loro io magari non è che li conoscessi appieno, a fondo, e per questo, vedete, io ringrazio tutti i past governatori. Perché li ringrazio? Perché quando io ebbi a creare la mia squadra, io ho attinto all'esperienza dei past governatori. Io ho chiesto a loro, ho detto chi mi potrebbe aiutare? E io vedo qui Rosario Pellegrino, vedo Franco Freni, vedo Pippo Scamporrino, vedo Enzo Leone, vedo Ametta, vedo Tullio, vedo Amodeo, vedo Ingrassia, vedo Spada, e sanno che io mi sono interfacciata con loro, Salvo Giacona. Loro sono stati il mio scrigno dal quale io ho attinto per avere il meglio, e il meglio me l'hanno dato. E quindi siete stati veramente incredibili, una sensibilità e una disponibilità e una leadership importante. E arrivo alla leadership perché li ho messi anche alla prova, perché questo governatore non è così buono come sembra. Questo governatore li ha messi alla prova, gli ha lanciato una sfida, gli ha detto io vi do 50.000 euro, vediamo cosa riusciamo a fare di questi 50.000 euro. Quanto riusciamo a farli rendere sul territorio? Perché questi 50.000 euro possono diventare di più. Bene, voi lo sapete, ma io lo voglio dire. Questi 50.000 euro sono diventati 100.000 euro. Li hanno raddoppiati con i club. Hanno fatto, 10 sono le circoscrizioni, una circoscrizione ne ha fatti 2, hanno fatto 11 service. 11 service, tutti incentrati sul territorio, sul bisogno, hanno fatto un'analisi dei bisogni, hanno discusso su quello che era necessario, e poi insieme, voglio ribadire insieme, hanno deciso quale dei service dovevano presentare, qual era il migliore. Qui io ho riscontrato una grande capacità, perché uscire dal campanile tante volte non è facile, quindi ce l'avete fatta, e vi ringrazio molto perché avete aiutato i presidenti in un momento difficile a guardare i bisogni vicini, ma anche ad ampliare lo sguardo, ad aprire il loro cuore ad una generosità più grande. E vedete, tutto quello che è stato realizzato non si esaurisce qui, continua, rimangono questi segni, rimangono i segni, rimangono quei 5 anni guida per le persone non vedenti, rimangono tutto quello che abbiamo fatto nei reparti ospedalieri, quello che abbiamo fatto nelle mense sociali, tutto quello che abbiamo donato, la stanza sensoriale che hanno fatto, il parco per i bambini disabili, tutto questo rimane. Tutto questo porterà un beneficio che ancora tutto non è a frutto, perché non è stato tutto completato, ma continua, perché il bene trascina dietro tanto tanto bene, e sicuramente porterà dietro di sé anche la diciamo la bella nomea di questi Lions che hanno donato. E abbiamo visto tutto quello che è stato fatto nel Lions Day. La giornata del Lions Day dell'investitura è stata bellissima, non avremmo mai pensato che si potesse realizzare una giornata. Io per questo ringrazio Maurizio Laspina e tutti gli amici che lo hanno collaborato. Abbiamo creato una piazza virtuale dove abbiamo visto sfilare di tutto e di più. Io credo che nella distrazione del viverlo all'esterno, piuttosto che restare davanti a uno schermo, non avevamo mai preso coscienza
tanto quanto abbiamo fatto quest'anno di quello che i club siete riusciti a realizzare, di quello che avete fatto. Siete rimasti, io vedevo i commenti, ma è bellissimo, ma forse non ci credevate neanche voi, ma messo tutto insieme ha dato un'immagine veramente spettacolare. Grazie anche per tutto questo e grazie anche perché proprio nell'ultimo gabinetto distrettuale, con le somme non spese, sono stati approvati altri due progetti che ancora parleranno sul territorio. Un servizio per trasporto di persone che vanno a fare le terapie oncologiche o di persone fragili che non hanno le possibilità di recarsi autonomamente ai centri di cura. Vedete, sono cose veramente segnali che rimangono in tutto il territorio della Sicilia e questo tutto grazie a voi. E l'abbiamo chiamato progetto Gentilezza, perché vogliamo lasciare un segno di questa arma che abbiamo usato quest'anno per approcciarci, per capirci, per conoscerci e per raggiungere i risultati. Un risultato ve lo rassegno e vi prego di averne cura, come bisogna avere cura di tutte le nostre fragilità, come bisogna avere cura di tutti i risultati. Conserviamolo, usiamo attenzione, abbiamo cura di questa armonia che abbiamo creato, perché non è scontata. Dipende sempre da ognuno di noi, dipende sempre dalle parole, dipende sempre dagli atteggiamenti. Ricordatevi, l'ho sempre detto e lo ripeto, le parole sono fondamentali, creano ponti ed alzano muri. E quindi noi dobbiamo avere sempre cura e attenzione per questa armonia che abbiamo tutti insieme costruito nel distretto, perché lo dobbiamo tenere come un vaso di cristallo prezioso, maneggiarlo con cura. Io ho ascoltato un filosofo tempo fa che ha ripetuto queste cose, ripetuto: abbi cura di me, non possedermi con modi sgarbati, abbi cura di me, sii delicato verso di me. Usiamo la delicatezza di ognuno, portiamo la nostra delicatezza, perché solo così potremo aprire il cuore degli altri. E abbiamo inciso anche sul cuore, sulla delicatezza, portando ancora avanti quest'anno il tema dell'affido. L'affido è una scelta d'amore. Siamo al congresso nazionale. Il prossimo anno avremo la possibilità di poter parlare di questa importantissima tematica in tutta l'Italia, solo se questo tema verrà votato. Noi abbiamo fatto di tutto. Abbiamo scoperto in questi ultimi 15 giorni la delicatezza, l'abbiamo approfondita di questo istituto giuridico. L'abbiamo approfondito con magistrati minorili, l'abbiamo approfondito con psicologi, con assistenti sociali, abbiamo capito e ci hanno detto: questa cosa è fondamentale, bravi Darius, bravi. Quanti ce l'hanno detto? Solo ultimamente a Messina abbiamo avuto 400 e più avvocati nell'incontro organizzato dalla presidente di zona, Rosa Torre, dai presidenti di tutta la zona di Messina. Ma quante persone abbiamo raggiunto? Io credo oltre 2000 persone con le quali abbiamo parlato di affido. Pensate cosa succederà se riusciamo ad essere compatti e votare questo tema tutti insieme. Daremo sostegno a chi ne ha bisogno e soprattutto sostegno a bambini. E chi, dice Eloisa Marù, che ringrazio di cuore per la passione, per il lavoro, per la sensibilità che ha realizzato dei video molto belli. E quando le invece chi, se non un bambino che ti chiede il bisogno, merita di essere attenzionato. E allora il cuore dei Lions si espande, vedete? E sono certa che arriverà ad avere grandi risultati. Io desidero poi attenzionare
tutto quello che il mio staff ha fatto, oggi li ho ringraziati, su questo sarò molto breve, consentitemi di ringraziare sempre il segretario, il tesoriere, la cerimoniera, ognuno di loro ha fatto un lavoro straordinario, ma lo ha fatto anche nel modo giusto, come disponibilità e come servizio pieno. E voglio ricordare anche un altro momento molto bello, quello di in cui abbiamo ricordato Dante. Sembra una cosa da poco, ma noi governatori quest'anno abbiamo tutti dietro il nostro guidoncino il ricordo dei 700 anni della morte di Dante. Bene, abbiamo ricordato nel nostro distretto anche questo e lo abbiamo fatto rapportato ai valori lionistici. Lucrezia mi ha fatto questo grande regalo, che ancora cresce sulla pagina di visualizzazioni, perché la gente lo guarda, lo si incuriosisce, Lions e i valori dell'ionismo. È stato molto molto bello. E i valori dell'ionismo noi abbiamo voluto improntare tutta la nostra attività. Ricordate che la prima cosa di cui abbiamo sentito subito il bisogno era quello di avere un confronto che abbiamo avuto quando a Enna ci siamo incontrati producendo gli stati generali dell'ionismo, producendo un documento che leggerlo e rileggerlo è sempre importante, perché ci ha guidato, è stato un faro, e quel documento è frutto dell'impegno e della passione di tutti. E allora desidero ringraziare, oltre il mio staff, anche tutto il centro studi, coloro i quali si sono impegnati per la realizzazione dell'archivio Grimaldi, e quindi Bianca Pellegrino, tutta la commissione del terzo settore, perché non abbiamo abbandonato i club su questo. C'è una commissione che sta studiando, abbiamo messo i club al riparo dalle ansie, dalle preoccupazioni, perché abbiamo capito che il terzo settore in questo momento non era una priorità. Abbiamo dato spazio alle priorità, ma c'è chi sta studiando questo problema, e noi Lions questo problema lo dobbiamo affrontare con la necessaria calma e con la nostra necessaria consapevolezza. E i club ci hanno creduto, non si sono fatti prendere dal panico, hanno creduto appunto che qualcuno studiava per loro, e quindi hanno lavorato con grande, grande serenità. E ringrazio quindi tutti i past governatori, ringrazio fortemente il mio Digiteam, nelle persone di Franco Cirillo e di Maurizio Gibilà. Vedete, due persone con le quali abbiamo condiviso un anno. Noi abbiamo trascorso, diciamo, un anno di continua confronto, di continua condivisione, di continuo dialogo, di continua presenza. E abbiamo attraverso questo confronto fatto sì che si potesse realizzare quella continuità che sicuramente sarà garantita. Perché il nostro limite tante volte è quello di avere la presunzione di poter completare tutto entro quell'anno e poi di ricominciare da capo con delle novità per essere originali. Si può essere originali anche nella continuità, prendendo il bello e il buono di quello che nell'anno precedente è stato fatto e portandolo avanti nel proprio modo e con la propria originalità. Così come dobbiamo essere, chi ha fatto delle cose non si deve innamorare delle cose che ha fatto, perché ci possono essere anche delle cose che possono e devono essere migliorate. E io auguro a Franco Cirillo con tutto il cuore che possa raggiungere vette ancora più alte di quelle che ho raggiunto io. E io sarò con lui lealmente, affettuosamente, perché il suo successo sarà il mio, perché nessuno vuole allevare un bambino, metterlo in mezzo alla strada e buttarlo lì. E nessuno dei past governatori, io ne sono certa, quando ha lasciato il suo anno, lo ha lasciato con senso di, diciamo, di superficialità.
lo ha lasciato in custodia a chi lo deve portare avanti, ma con l'impegno di tutti, e lo faremo sicuramente. E saluto e ringrazio Salvo Giacona. Vedete, Salvo Giacona è stata la persona che, quando io ho avuto la notizia di questa, della possibilità, insomma, di potere che i pasti governatori avevano pensato a me, io la prima cosa che ho pensato di fare è stato: ma io non ho fatto neanche il presidente di circoscrizione, no, non ci ho pensato, no, no, il governatore, no. Salvo Giacona mi ha detto: non è importante, tu, se ti chiedono di fare questo servizio, lo devi fare. E mi ha incoraggiato. Mi ha incoraggiato, mi ha sostenuto, e io mi sono anche fidata, perché nella vita bisogna anche fidarsi. Non, come diceva Salvo, Messina oggi, Domenico Messina oggi, nonno, perché in quel momento tu ritieni di avere tutte le capacità che sono richieste per questo ruolo, non perché tu chiedi di essere la migliore. No, ti devi affidare, perché se in quel momento c'è bisogno, devi pensare che avrai altri amici che ti potranno sostenere, che ti potranno aiutare. E ci siamo dati sicuramente una mano. Io ho trovato sempre una persona disponibile e non finirò mai di ringraziarlo per la conoscenza del distretto che mi ha dato, per gli officer che mi ha anche suggerito, per i preziosi consigli che mi ha dato. Quindi vedete, quando c'è generosità si innescano, si integrano questi meccanismi virtuosi, si va avanti tutti, non importa chi, come, quando, tutti. Io ho trovato un distretto in grande disposizione, di grande generosità, e dobbiamo continuare in questo modo. E ringrazio Domenico Messina, perché Domenico Messina mi ha incoraggiato, mi ha sostenuto, mi ha dato anche delle imbeccate importanti per in alcune situazioni in cui avrei avuto forse qualche dubbio su come interagire, perché vedete, il ruolo del governatore non è soltanto il ruolo del distretto. Noi rappresentiamo poi all'esterno questo distretto e non dobbiamo essere splendidi qui e poi fuori non essere all'altezza di quello che questa Sicilia merita. E io ho seduto nel Consiglio dei Governatori con grande dignità, con grande onore, con grande rispetto. Questo, con immodestia ve lo voglio dire, ma lo dico perché ho sempre onerato la mia vita di onore, decoro e rispetto dei ruoli istituzionali e sociali che mi sono stati affidati. Questo ve lo posso assicurare, e credo, con un pochino di presunzione, di potervi dire che del governatore della Sicilia non si potrà dire mai né di essere stata invadente né di essere stata irrispettosa, ma ho portato l'immagine di una Sicilia generosa, gentile, disponibile e sempre pronta a far emergere i propri colleghi piuttosto che se stessa. Quindi avete visto come ci siamo rapportati, avete visto quanti eventi per il Meridione insieme ad Antonio Marte, a Pierluigi Pinto, in tanti distretti sono stata invitata, sono stata accolta bene per parlare delle 4R, per parlare della questione femminile, per parlare di leadership al femminile, ed è stato sempre un grande apprezzamento per il nostro distretto e per la nostra terra. Questo è un risultato che vi voglio rassegnare con una punta di orgoglio, perché, come vi dicevo prima, non ci sono risultati che vengono da sé, portano dietro tanto impegno, tanta attenzione per l'altro, e quindi ecco, sono fiera di questo, perché sono dati importanti per me, per come intendo i rapporti umani. Quindi Domenico è stata una persona molto importante. Io gli auguro ogni bene,
siamo con lui, saremo con lui e lo accompagneremo sempre in questo bellissimo percorso, perché porti sempre nell'Ions quell'umanesimo di cui ha parlato oggi, mettendo al centro l'uomo prima di ogni cosa. E saluto e ringrazio fortemente nonno per dovere di, diciamo, rispetto all'associazione, ma con tutto il cuore, perché lui lo sa, il past presidente internazionale Pino Grimaldi, che mi è stato sempre, è stata la persona con cui ho avuto spesso la possibilità di potermi confrontare, mi ha ascoltato, ogni tanto scatta la tariffa e allora poi lui aumenta i prezzi, vero presidente? appena passano i 10 minuti scatta la tariffa più cara, ma io la pago volentieri quella tariffa, perché è stato sempre una persona veramente deliziosa che non mi ha mai negato il suo ascolto, la sua vicinanza e la sua, il suo esempio e la sua presenza. Quindi grazie di cuore presidente, perché in questo anno grazie a lei sono cresciuta tantissimo e questo anno per la mia vita è stato veramente determinante per appassionarmi ancora di più all'ionismo e per avere quella grande grande voglia di tornare nel mio club a indossare il giubbino da socia e andare tra le persone che hanno bisogno e che ne hanno necessità. Quando ho iniziato questo percorso ho usato una canzone di Fiorella Mannoia che diceva che ognuno ha la sua schiena, ognuno ha la sua schiena perché deve portare il peso di una società verso la quale noi non possiamo assolutamente avere disattenzione. Ecco, io credo che la mia, la vostra schiena, l'abbiamo dimostrata. E non ne faccio una questione di genere, però voglio ringraziare veramente di cuore tutte le donne di questo distretto, tutte le socie di questo distretto, perché siete state per me amiche, da sprone, siete state presenti, mi avete sempre incoraggiato, mi avete sempre accompagnato affettuosamente. E io l'ho detto allora ad agosto, quando ho aperto il mio anno, ho detto io questa avventura la vivo anche per voi. E allora io vi consegno a tutte le donne di questo distretto, spero, mi auguro, un'avventura positiva che possa aprire le strade a tante altre donne capaci, di grande volontà, di grande cuore, perché possiate anche voi fare e vivere l'esperienza che ho fatto io. Adesso non ho altro da dirvi se non che darvi appuntamento il 3 e il 4 luglio, perché ci incontreremo, spero di presenza, da lunedì saremo zona gialla, ci incontreremo a Catania. Ancora non vi ho potuto dare neanche un guidoncino, non vi ho potuto dare un segno del mio anno e sicuramente lo faremo. In quell'occasione però non sarà soltanto un'occasione frivola, quello è bello, ma noi dobbiamo lasciare un segno. Abbiamo dato sempre attenzione ai diritti umani e abbiamo parlato. Vi porterò, ci saranno dei testimoni che difendono i diritti umani, delle persone che hanno significativamente messo la loro vita a disposizione dei diritti umani, che si impegnano per i diritti umani. Questo perché? Perché guardando a questi esempi possiamo fare sempre meglio. Guardando a questi esempi possiamo appassionarci sempre di più al servizio umanitario. E quindi io non vi dico che chiudiamo qui. L'essere Lions è un cammino. Non mi sento come quelli che stanno abbandonando una nave. Abbandono un posto, una posizione, ma sono sempre presente. Sono sempre Lions, sono sempre nel mio club, sono sempre in questo distretto, sono sempre e sarò sempre con tutti voi, con tutto il bene che mi avete dimostrato, con tutto il bene che vi voglio e con tutto l'amore profondo che ho nel mio cuore per voi. Grazie. Brava, brava. Grazie.
Grazie.